Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi vi farò vedere come installare una patch per Element 3D di Video Copilot. Nello specifico andiamo a vedere come installare Backlight. È un plugin molto utile che serve appunto per fare le illuminazioni all'interno delle nostre composizioni in 3D. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Come sempre vi dico che questo è un video illustrativo su come installarlo. Scaricare e installare programmi crackati non è legale, quindi ognuno si assuma la sua responsabilità. Questo è solo ed esclusivamente un video illustrativo. Detto questo, nella descrizione ci sarà il link con all'interno appunto Backlight. Una volta scaricato avrete questa cartella dove all'interno appunto c'è l'installer di Backlight. Vi basterà cliccare due volte, si aprirà appunto l'installer, installate, cliccate ancora. Una volta che si è aperto l'installer fate next, accetto, gli dite dove posizionarlo, installing Element 3D pack, Backlight patch, fate next e lui vi farà l'installazione. Io non lo installo perché comunque ce l'ho già installato. Molto semplice però. Una volta installato non vi basterà altro che aprire il vostro After Effects. Io ho già aperto nuova composizione tinta unita, ho importato Element 3D. Se andiamo su Scene Setup, come vedete qua di fianco c'è Backlight, dove ci sono le singole luci, quindi luci singole come in questo caso, oppure ci sono quelle composite con 2, 3, 4 o 5 luci. Ora, solo per farvi una breve dimostrazione, intanto vado a ruotarlo. Di 2,70. Facciamo ok. Come vedete qui ci compaiono le luci. Adesso al momento, come potete vedere, adesso vado a fare anche una nuova videocamera per poterlo muovere. Come vedete al momento non fanno luce. Quello che bisogna fare è in Element 3D andare su Render Setting, andare su Glow e fare Enable Glow. Praticamente attiviamo l'illuminazione e da qui uno va a regolare l'intensità di luce, il colore della luce, eccetera eccetera. Insomma, questo è quanto. Un'altra cosa bella è se noi andiamo a creare un piano come in questo caso. Naturalmente deve essere tutto all'interno della stessa cartella in modo che riuscite a visualizzare tutto. Spostiamo un po' in alto i nostri faretti. Io vado anche ad aumentare leggermente il piano. Adesso questo è solo per farvi una semplice dimostrazione. In questo modo gli vado a dare un materiale. Qui c'è anche ProShaders 2 che vi metterò più avanti, dove ci sono tantissimi tipi di materiale. Gli vado a dare un materiale plastico tipo nero. In questo caso, se io gli vado a dire sul piano, andiamo qui nel Reflect Mode e andiamo a dire Mirror Surface, gli andiamo ad attivare Visibility, praticamente il riflesso che sarebbe questo qua, il contorno, il riflesso che andiamo a selezionare, che possiamo dargli quello che vogliamo. Ah, oltretutto in Backlight ci sono anche tantissimi sfondi da poter usare, tipi di luci. Tipo io gli vado a dare questo qui scuro, sì, dai, questo
Quindi andiamo a disabilitarlo, come vedete così lo disabilita, e se andiamo a fare ok, come vedete ci dà il riflesso delle nostre luci sul nostro piano. Adesso si vede poco perché è tutto nero. Comunque, nel caso vi faccio un tutorial specifico su come usare backlight. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Vi ricordo di nuovo che questo è solo ed esclusivamente un video illustrativo, quindi non scaricate, non installate programmi craccati, eccetera eccetera. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito. Iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete una qualche richiesta o nel caso... Ah, una cosa che non ho detto prima, questo è compatibile per Mac, quindi su Windows non funziona. Io uso After Effects 2019 e qui va tutto. Non riesco a valutare nelle release precedenti, quindi non so se funziona nel 2018, nel 2017, eccetera. Magari se avete delle release più vecchie del 2019, provate a installare. Se funziona, lasciateli nei commenti, così magari anche qualcun altro sa se funziona o meno. Detto questo, lasciate dei commenti per qualsiasi cosa e visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!